come te lo immagini Damiano Cuneo dall'altra parte, senza la bicicletta sotto il sedere e magari con una sedia? Ti toglierà la poltrona, Rocco. Quello sicuramente. No, a parte gli scherzi, noi già l'anno scorso lui fece dei meeting in azienda da noi, dalla De Rosa, sì, presso le aziende appunto degli sponsor. Lui lo vedo molto indirizzato su un quadro dirigenziale, perché è una persona molto riflessiva, sì, chiaramente intelligente, e secondo me può fare molto bene, perché non è impulsivo, riflette e ha esperienza. Ma qui chi segue il settore giovanile conosce bene Bagioli, noi lo conosciamo bene chiaramente perché l'abbiamo scelto, ci sta dando delle grosse soddisfazioni, lo stiamo tra virgolette blindando, perché è un ragazzo a cui teniamo molto, e mi auguro che insomma ci possa regalare qualche altra soddisfazione come quella della Tirreno Adriatico. E a proposito di Damiano Cuneo, insomma questo sarà l'ultimo anno, sarà un anno particolare inevitabilmente per Damiano. Sì, hai detto bene, Damiano è l'ultima stagione, anzi dire stagione è un po' eccessiva, perché già a giugno, fine giugno, lui smetterà, sì, e entrerà nei quadri dirigenziali di quella che è la nostra società. Dire di parlare di Damiano insomma è un po' scontato, non posso dire altro che non posso fare altro che ringraziarlo per l'esperienza, per la classe. Ricordiamoci che dopo Nibali è il secondo atleta ancora in attività ad aver vinto un Giro d'Italia. Sì. Eleganza pura, un uomo, un ragazzo eccezionale che io auguro anche ad altre squadre insomma di avere atleti del calibro di Damiano, ma sia sotto l'aspetto atletico ma come uomo. Oggi è difficile trovare un ragazzo plurivittorioso che possa darti una certa garanzia anche nel settore professionisti, nel campo professionistico. È sempre un'incognita che comunque vai a pescare, dare fiducia, cercare di tenerlo e farlo crescere. Però oggi quante squadre professional hanno del tempo, dei soldi da poter spendere per poter far crescere i ragazzi? Oggi, signori, andare a un giro, andare a fare una Coppa Italia, devi avere la certezza, la garanzia che quei ragazzi ti portano risultato. E non è semplice, perché è vero che vogliamo una squadra di giovani, ma poi i giovani devi dare il tempo di poter crescere. Certo. E se non dai il tempo di poter crescere, li bruci.